Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere le mie creazioni con i Pizla. Ne ho fatte piccoline, grandi, strane, e adesso ve le faccio vedere. Allora, partiamo da quelle un po' più semplici. Ho fatto questi pappagallini di tanti colori. Li ho fatti verdi, rosa e rossi. Sono davvero molto carini. Poi ho fatto questi gelatini, e li ho fatti lilla, rosa, verde, rosso, marrone, azzurro, un sacco di colori, e sono tutti qui, sono un sacco. Poi ho fatto anche queste pianoline, che lascio nel sacchetto perché erano tutte uguali, cambiano solo il colore. Ho fatto giallo, lilla, arancio, rosso, azzurro, verde, l'ho già detto, questi, molto semplici, e questi così li ho fatti, ma questi qua li ho fatti come orecchini. Li ho fatto la balenina verde, il cuoricino con gli occhioni, e poi le ancore. Questa è fucsia e arancione, e questa gialla e azzurra, e come ultimi orecchini ho fatto questi, i ricci, maschio alla femmina, chissà il bacino. Allora, e questi, ci sono anche i gattini come orecchini, mi sono dimenticata, molto molto carini. Poi fucsia, che è il mio colore preferito, quindi bene. Ok, poi abbiamo i portachiavi, che vi faccio vedere subito. Eccoli qui. Vabbè, ho fatto il Game Boy, il portachiavi, che ho fatto di tutti i colori, quasi tutti i colori. Poi ho fatto il lettore, così, macchina fotografica rosa e blu. L'onigiri, che carino, questo è bellissimo. Poi due buffetti, uno verde e uno fucsia. I panda, uno lilla, uno rosso e uno fucsia. Colori molto azzeccati, devo dire. E poi con le portachiavi ho fatto Ash e Pikachu. Ok. E questi sono i portachiavi, gli orecchini e gli oggettini così. Poi ci sono quelli un po' più grandi. Allora, partiamo subito da Sailor Moon. Quando l'ho comprato non avevo ancora il rosa, quindi c'è una Sailor Moon un po' fucsia. Queste due, principessa e Sailor Moon. Poi ho fatto questi due scelti con colori molto alternativi, perché sto finendo le perline, allora ogni tanto mi viene voglia di farlo e faccio con quello che ho. E l'ho scelto di Kibiusa e quello di Sailor Moon. Poi c'è questo elefantino davvero molto carino, lilla. Poi ho fatto un po' di Pokémon, Charizard, Charmander, Squirtle, Pikachu, bello questo Pikachu, Bulbasaur e la Pokéball, bella questa, mi piace tanto. Poi abbiamo un Amtaro enorme, molto molto tenero. Poi abbiamo il latte, cosetta milk, kawaii, il cupcake. Iron Man, un altro scelto di Sailor Moon, l'abiro di Sailor Moon, e questi che mi piacciono tantissimo, che sono due buffetti, no, sono bellissimi. Oh, questi sono veramente belli. Adesso li metto nella scatola, e questi ho fatto appunto la catenina, che così si possono appendere e rimangono così. Ok,
adesso arriva la parte che ci ho messo un'eternità a fare, che sono le cornici. Allora, partiamo con Sailor Moon. Allora, Sailor Moon con i cuori, poi Kibiusa. Milord, Sailor Venus, Sailor Mars, Sailor Mercury e Sailor Jupiter. E sono di una grandezza, sono 13 per 18, quindi ho dato un sacco di perline. Ma non un sacco come l'ultima che ho fatto di Sailor Moon, questa sì che ce l'ho dato un sacco. Tan 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 tan! E questa è mia, sono dentro io vestita da Sailor Moon quando ero piccolina e ci stavo perfettamente. E mi sono fatta questa super mega cornice enorme, enorme, enorme. Ok, poi passiamo alle altre cornici, queste sono piccoline e c'è Ash con Pikachu che sono 10x15, poi abbiamo Pikachu, Super Mario e infine Hulk. Avevo fatto anche Thor, Capitan America e Iron Man. Poi le ultime cornici abbiamo Trilli, questa è 13x18 anche questa. La Sirenetta. Mikey James. Abbiamo Raffaello delle Tartarughe Ninja. E infine, per ultimo, Elsa. Allora, queste sono le creazioni che ho fatto in Pisla, quelle che mi sono rimaste e quelle che ho trovato sicuramente in giro per casa, ne avrò tante altre. Fatemi sapere cosa ne pensate, se c'è qualcuna che preferite fatemelo sapere. Io vi ringrazio per aver guardato il mio video, vi mando tanti bacini, ciao!